cosa. Siracusa conquista Locrisi, diciamo Dioniso I di Siracusa conquista Locri, avanza verso Caulonia, la conquista, la distrugge, deporta la sua popolazione a Locri e a Siracusa, e di fatto Caulonia diventa un appendice di quel grande impero mediterraneo che era allora Siracusa. In realtà testimonianze archeologiche non ci parlano, diciamo, di una vera e propria distruzione. Bisogna aspettare una generazione con il figlio di Dioniso I, Dioniso II, affinché la città venga ricostruita. Questo è ben evidente dagli scavi. La città viene organizzata secondo un'organizzazione razionale per strigas, cioè per cardi e decumani che si incrociano in maniera perpendicolare e quindi con degli isolati che si avvicendano in maniera regolare. Questa ricostruzione del IV secolo, diciamo, trova poi un momento di cesura appena successivamente, quando invece da nord arrivano una popolazione guerriera, i Bretti, i quali si insediano all'interno della città, conquistano la città, si integrano con la popolazione locale, si acculturano alla maniera greca. La popolazione Brette continuerà a popolare, diciamo, questo posto fino alla fine del III secolo, quando si affaccia una nuova potenza mediterranea, Roma. Siamo in una fase cruciale, una fase in cui Roma si fronteggia con Cartagine. Annibale e Scipione si incontrano, diciamo, nel meridione d'Italia, e si va costituendo effettivamente, in un momento in cui si va a costituire effettivamente l'equilibrio tra l'equilibrio del Mediterraneo. I Bretti, per affinità anche culturali, si schierano con Annibale, e purtroppo nel 204 i Romani sconfiggono Annibale e di fatto Caulonia non esisterà più come un'entità amministrativa. Verrà popolata soltanto a partire dal primo secolo in una piccola località, la località San Marco, vicino agli scavi che avete visto venendo fin qua, una piccola stazione di posta lungo il Cursus Publicus, che durerà fino al VII secolo d.C., dopodiché il popolamento in quest'area sembra totalmente assente, e dal VII secolo in poi parleremo un altro tipo di greco, il greco medievale, il greco di Bisanzio, nascerà appunto sulle montagne retrostanti la città di Stilo. Dunque, questo edificio è un per contenuto